Grazie di cuore, grazie per questa atmosfera di gioia splendida che c'è questa sera qui in Piazza Teatro Massimo. Grazie di essere tanti e io sono con voi, bocca al lupo. Ora poi ci riprendiamo adesso. Bene, grazie di essere così tanti, più del doppio dell'anno scorso. Io vorrei qui sul palco i miei compagni di viaggio, Alessandro Motta che è il nostro vicepresidente, Dario Accolla, Paolo Patele che è il nostro presidente fondatore, Michele Prevegliere che è il segretario nazionale di ACGAY che viene qui a rappresentare l'associazione nazionale, ma soprattutto il padrone di casa, perché noi siamo ospiti dell'associazione Plus, associazione sieropositivi, il suo presidente nazionale e il suo vicepresidente nazionale Sandro Mattioli e Stefano Pieralli. Loro sono i nostri padroni di casa, noi siamo loro ospiti. Desidero anche i presidenti di tutti i comitati siciliani, ci sono tutti, Messina, Palermo, grande Daniela Tomasino, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Armando Carolini, bravissimo, vieni Leandra che ti sto vedendo, e i presidenti di ACGAY, di Reggio Calabria e Catanzaro, grandi. E soprattutto le persone alle quali io personalmente e ACGAY Catania dobbiamo tutto, i ragazzi, i nostri volontari di ACGAY Catania, Antonio, Francesco, Salvo, se ne dimentico qualcuno salga, perché senza di loro non avremmo potuto fare nulla. Noi siamo stati una settimana ospiti in CGL, Angelo Villari che è il nostro segretario generale della CGL che salutiamo e ringraziamo per l'ospitalità, l'ospitalità concessa, dice sempre, voi non siete ospiti, siete i padroni di casa, è un gran signore. Bene, questi ragazzi sono, ma prima di parlare loro devo dire una cosa che sento di dover fare ed è obbligo. Oggi è un giorno bello, un giorno di festa per tutti noi, perché il Pride è un giorno di festa, un giorno di gioia, purtroppo macchiata da una perdita. Ci ha lasciato una grande signora, ci ha lasciato una grande scienziata, ci ha lasciato una grandissima donna, una scienziata, una donna paladina della civiltà, dei diritti, della democrazia, Merita Hacker. Margherita è stata una grandissima stella su questo pianeta, ora è fra le stelle, nel suo mondo di scienza, di trasparenza, di pulizia, è fra le sue stelle. Ciao Margherita. Desidero un'altra compagna di viaggio inseparabile,
Santina Sconta, la Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sempre con noi, in casa con noi, Riccardo Di Salvo, l'amico di te sempre. Non vedo Daniela Tomasino, che è venuta stamattina con i suoi ragazzi splendidi da Palermo, reduci di un Pride trionfale senza precedenti, con oltre 135.000 presenze. Un Pride che ha conquistato la Sicilia, ha conquistato l'Italia e che ha visto tutta Palermo presente, e dico tutta. Ma il mio cuore è qui con i ragazzi di Occhi di Catania, perché io so quanti sacrifici hanno fatto questi pagliacci, come sono stati definiti questa mattina. Questa gente che fa baracconate, questa gente che si traveste. Bene, chi ha detto questo ha detto bene, perché noi, anche noi, vogliamo un Pride, non vogliamo baracconate, carnevali e pagliacci. Perché questi ragazzi, giustamente, non sono dei pagliacci loro, è gente che ha dato il culo, scusate il termine, per lavorare e fare questo Pride. È gente che lavora ogni giorno con i propri soldini e ne hanno pochi, con i pochi mezzi che loro hanno, non si sono mai appropriati di nulla questi pagliacci. E se qualcuno li critica perché sono eccentrici, se qualcuno li critica perché mettono i tacchi a spillo, questo qualcuno nega la libertà. Perché negare anche una sola delle libertà significa negare tutte le libertà. Negare un diritto significa negare tutti i diritti. E allora noi vogliamo, con questa manifestazione che è la massima espressione politica della rivendicazione della gioia, vogliamo rivendicare la libertà di essere ciò che noi siamo. Noi non facciamo carnevale, a carnevale ci si traveste, qua ci si disveste. Qui appariamo con le nostre nudità, con i nostri corpi, con i nostri desideri, con la libertà di esprimerci, ognuno di noi così come vuole. Questa è libertà, cari bacchettoni. E noi siamo qui per la libertà anche di chi ci critica, siamo qui per la libertà e per i diritti di chi non viene, di chi non è venuto, di quello che in termine tecnico noi diciamo delle velate, che sono in via Etenea, ci hanno visto passare e fanno alla larga perché hanno paura di svelarsi. A loro sì che piace il carnevale, mettere una maschera, a noi no. A noi piace levarcela la maschera. E il coming out, il venire fuori, il dichiararsi, è lo strumento politico essenziale per noi. Noi sappiamo che stampa, giornali vanno a caccia di scoop, di cose sensazionali, di cose che possono riempire le pagine, l'abbiamo visto anche stasera. I giornalisti, i fotografi, le televisioni, fotografare le persone più eccentriche. Ma qui ci sono persone che non sono eccentriche, ma sono persone al pari di chi eccentrico è e vuole esprimersi, senza alcuna differenza. Oggi al nostro Pride abbiamo visto tante associazioni, le famiglie Arcobaleno, grandissime, con due bambini stupendi. Abbiamo visto Catania Bene Comune, che è con noi, la GEDO e altre associazioni, magari ora non li sto scordando, scusate, sono anche un po' rincoglionito.
loro, per coloro che non sono venuti. E qui entro nel centro dell'argomento di questo tema. Voi sapete che quest'anno il nostro tema è quello delle persone sieropositive, e qui c'è il presidente nazionale di PLUS, Associazione Persone Sieropositive, il vicepresidente nazionale, rispettivamente Sandro Mattioli e Stefano Pieragli. E a proposito di visibilità, queste persone hanno avuto così tante palle da dichiararsi sieropositivi e da vivere la loro vita con dignità. Allora, loro non hanno questo problema, il problema ce l'abbiamo noi, quando li discriminiamo li guardiamo in un certo modo, sono persone esattamente come noi, e questo è il tributo che Catania vuole dare a loro, questo è il tributo che Catania vuole dare alle persone sieropositive. La politica sulla prevenzione e l'informazione, diceva Enzo Bianco in conferenza stampa, lui è la massima autorità sanitaria. E siccome ha dimostrato di essere un politico che sa mantenere la parola, e qui stasera lo aveva promesso prima della campagna elettorale, ma non gli conviene, è così difficile, non gli conviene, magari una parrucca, ma proprio la Caspillo nemmeno io l'ho detto, che sono un Pinocchio proprio. E allora lui ha avuto la dignità, l'onestà di venire, così come aveva promesso. Ma qui non c'è Enzo Bianco, qua c'è il sindaco della città di Catania, che è la città di tutti noi, eterosessuali, omosessuali, transessuali, tutto quello che vogliamo essere, lui rappresenta la città, perché questa città ci appartiene, questa città siamo tutti noi. E allora, così com'è coerente con la politica di Acciaia Catania, noi... Poi su PLUS e su questo tema lascerò la parola un attimo proprio all'associazione PLUS, faranno l'intervento loro. Ma Acciaia Catania non è insensibile ai problemi del contesto sociale e politico nel quale opera e vive. E noi non possiamo non pensare ai nostri compagni greci che sono oggetto di sperimentazione di un imperialismo finanziario, di un debito che nessuno di loro ha creato e che si vuole riversare a loro. Siamo vicini ai giovani turchi che a Taksim vengono massacrati, siamo vicini ai giovani palestinesi che sono nostri compagni di lotta, che noi sentiamo accanto a noi, perché noi queste cose, anche quando chiediamo il matrimonio, eccetera, noi le dobbiamo ben sapere. Questa mattina un giornalista mi ha chiamato e mi ha detto: mi dica qualcosa sul matrimonio di due giovani, uno è catanese, si sono sposati in America pochi giorni fa. Io ho fatto: senta, guardi, a questa coppia mi sta benissimo, sono felice che si siano sposati, confetti, bravi, belli, ma a me interessa altro, a me interessa la parità dei diritti, non solo del diritto al matrimonio, di tutti i diritti. Se si nega un solo diritto, si negano i diritti di tutti, la parità dei diritti, la salute della società dove viviamo, il lavoro che non abbiamo. E vi anticipo il tema del Pride dell'anno prossimo. Il tema del Pride dell'anno prossimo sarà il lavoro, e lo faremo in compartecipazione con la CGIL. Qui c'è il segretario generale. E probabilmente l'anno prossimo approfittiamo di Enzo Bianco, che vuole dare lavoro, che vuole sviluppare questa città. Faremo una grandissima manifestazione con tutti i paesi dell'area del Mediterraneo per portare lavoro, conoscenza, turismo, commercio in questa città, perché veramente vogliamo respirare un'aria nuova qui a Catania, e con il suo canto che è davvero possibile. Orgoglioso
Mi scusi, signor sindaco, dobbiamo sostituire il microfono. Abbiamo oggi soldi per le batterie. Sono lieto e orgoglioso di portare il saluto ufficiale della città di Catania a questo Pride che oggi riunisce idealmente Catania alle altre quattro grandi città del paese in cui si celebra oggi questa festa importante e significativa. Solo un'idea di chi è stata Margherita Hack, è la donna simbolo di come con la ragione si sconfigge l'oscurantismo del pregiudizio. Grazie Margherita Hack per averci insegnato questo messaggio eccezionale, la ragione contro il pregiudizio. Voglio ringraziare di cuore, l'ho già fatto in conferenza stampa, Arcigay Catania per aver scelto per questo nostro incontro di questa sera il tema della sieropositività. È esattamente quello che diceva Margherita Hack: si sconfigge ogni problema solo con la ragione, si sconfigge ogni pregiudizio solo con la ragione. Il magazine nel mese dell'orgoglio omosessuale ha deciso di scrivere, dedicare un articolo a 10 uomini definiti come Spider-Man, amazing, fantastici, 10 uomini gay e bisessuali sieropositivi, con nomi, fotografie, personaggi importanti nella vita degli Stati Uniti, personaggi, artisti, presidenti di imprese, anche un paio di politici, anche un senatore se non sbaglio. Persone che, per dirla come la dice l'articolo, cercano di capire, di interpretare cosa vuol dire essere seropositivi nel 2013, semplicemente essere se stessi. Questo negli Stati Uniti. In Italia, mentre venivo qua, mentre camminavo, mentre manifestavo lungo le vie di Catania, qualcuno mi ha detto, sai, a me hanno detto alcuni che magari sarebbero pure venuti, però già essere scambiati per ricchioni dura, pure malati. In Italia è questo essere seropositivi, non è possibile essere se stessi. E guardate bene, ve la faccio breve, non voglio tediarvi. Non è solo una questione di così società generale che discrimina, che ci lascia soli, che ci chiacchiera. È anche la nostra community, la nostra comunità LGBT. Perché una persona gay, bisessuale, trans, lesbica, seropositiva, in Italia, nella nostra comunità viene isolata, viene chiacchierata, viene discriminata, viene lasciata sola. E ve lo posso dire, perché lo vivo tutti i giorni. E allora voglio approfittare, perché Catania, questa Arcigay di Catania è stata coraggiosa, voglio approfittare per ringraziare gli organizzatori, i compagni e le compagne di Arcigay che ci hanno messo la faccia, il cuore, il coraggio per organizzare un Pride con questo tema pericoloso che rischiava magari che la gente stava pure a casa sua. Ragazzi, guardatemi in faccia, anch'io ero uno di quelli che pensava, ma figurati se tocca a me, e invece mi è toccato. Anche il guri guarda tutti, è vero, ma non colpisce tutti allo stesso modo. Fate attenzione e non discriminate nessuno. Grazie. Allora, voi avete fatto una cosa per cui la città di Catania vi è grata, perché la sieropositività si può affrontare solo con la conoscenza, con la scienza e con ogni azione che può consentire una seria collaborazione. E dicevo poco fa che poiché il sindaco di una grande città
è anche la più alta autorità sanitaria della città metropolitana di Catania, io darò come input a tutte le strutture ospedaliere e sanitarie di confrontarsi con il tema della sieropositività secondo scienza e conoscenza e non secondo pregiudizio anche nel campo della sanità. E metteremo a un posto di attenzione e Catania si candida a essere una delle città che si confronta con questo problema in modo moderno e civile. Moderno e civile. Ce lo dà Michele Brevidieri, che è il nostro segretario nazionale. Ciao a tutti e a tutte. È sempre difficile anche per noi parlare in pubblico. Intanto ringrazio tantissimo Sandro per quanto ha detto, e perché dalle persone seropositive dichiararsi seropositive è come un secondo coming out, soprattutto per le persone seropositive gay ovviamente. E quindi immagino lo sforzo che lui ha fatto. Io credo che oggi, in questo momento, dovremmo tutti dire che siamo seropositivi. E in solidarietà con Sandro e anche con il sottoscritto, tra l'altro, che sono segretario di Arcigay e sono seropositivo. E lo dico perché in questa nostra comunità LGBT, soprattutto maschile, anche transgender probabilmente, perché i dati sulle persone transgender ne abbiamo pochi, le persone seropositive sono tante, sono più di quelle che si pensi, e il tema del nascondimento, del nascondersi, del coming out è un tema sempre più pressante, che bisogna cominciare ad affrontare tutti insieme come comunità, altrimenti non ne usciamo, oltre ovviamente ad affrontare il tema della prevenzione, perché siamo ancora fermi al palo dopo tanti anni. Detto questo, a proposito di chi voleva un Pride morigerato, che io credo che noi oggi celebriamo un orgoglio, celebriamo anni di... Esattamente, affanculo il macismo, bravissimo. No, noi oggi celebriamo anni di lotte, ma io credo celebriamo anche un'identità di cui siamo orgogliosi, che è fatta anche di grande generosità, di tanta fantasia e soprattutto di tanta diversità e accoglienza per le differenze. E io credo che nel celebrare, nella nostra festa dell'orgoglio omosessuale, noi celebriamo anche tutto questo. E portare una parrucca è semplicemente un modo per rendere questo molto gioioso e molto bello. E avrei voluto mettere i tacchi a schizzi, ma credo che non sarei arrivato alla fine del percorso, l'ho già fatto a suo tempo. Ecco, detto questo, siamo in una giornata in cui ci sono 5 Pride in Italia. Quindi è l'onda Pride che chiude un mese fatto di 10 Pride in questo paese. È chiaramente il segno di un'Italia e di una comunità LGBT che ha tanta voglia di esserci, ha tanta voglia di contare e ha tanta voglia di non farsi più prendere per il culo probabilmente, oltre che non ha più voglia di nascondersi. E lo dico perché siamo in un momento storico in cui stiamo attendendo, o meglio, stiamo lottando da anni, senza successo peraltro, e lo dico anche con autocritica rispetto alla mia stessa associazione, per avere delle leggi, degli strumenti legislativi contro l'omofobia, l'allargamento della legge Mancino, l'estensione al matrimonio egualitario, che oggi, adesso per esempio la legge contro l'omofobia ha cominciato il proprio iter legislativo. La questione matrimoni probabilmente sarà una questione estremamente dibattuta. L'onda dei diritti
in realtà in tutto il mondo è un'onda che sta travolgendo anche l'Italia, non riusciranno più ad arginarla, perché evidentemente dagli Stati Uniti all'Europa ormai il fiume è in piena. Quello che cercheranno di fare è di ridurre il danno per loro, ovvero cercheranno di darci quella leggina che viene fuori la questione dell'omogenitorialità, e sono molto contento che ci siano le famiglie arcobaleno che testimoniano che si può essere gay, lesbiche e genitori. E quindi noi avremo bisogno di voi, avremo bisogno di tutta la gente LGBT, di tutta questa comunità, per riuscire a fermare i tentativi che faranno sicuramente di darci poco, visto che niente non possono più darcelo. E chiudo ringraziando anche chi ha organizzato questo Pride per averlo dedicato al tema dell'HIV, e siate sempre orgogliosi, siamo sempre orgogliosi di quello che siamo e della fantasia che portiamo in piazza ogni volta. Ciao. Ligando che è in testa al corteo, vediamo chi si aggiungerà ancora. Andiamo a musica. Talvolta delle coincidenze strane, oggi se n'è andata Margherita Hack, Giovanni prima la ricordava. E qualche anno addietro io mi ritrovai a Milano con Margherita Hack e mi disse una cosa, guarda, coincidenza che mi è capitato di ricordare a Palermo al convegno di inaugurazione del fantastico Pride Nazionale di quest'anno. Lui disse, beh, in fondo 50 anni fa le donne non avevano diritto di voto. 40 anni fa in molti stati americani i matrimoni interrazziali erano proibiti. 30 anni fa l'omosessualità era una malattia mentale. Pochi giorni fa, in questi giorni che, sottolineiamolo, le date non sono solo simboli, le date sono delle tracce per ricordarci di noi stessi, delle nostre battaglie, ma anche del nostro futuro. 100 anni fa nasceva Rosa Parks, 44 anni fa a Stonewall iniziava un movimento che ha affermato i diritti delle persone LGBT nel mondo, e contemporaneamente la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che gli ostacoli al matrimonio egualitario negli Stati Uniti sono incostituzionali. E allora permettetemi di dire, da militante, che di Pride di Catania credo di averli visti tutti, mentre accade tutto questo nel mondo, che il nostro dibattito debba ancora essere quello su come si deve andare al Pride oppure no, è francamente avvilente. Il Pride è nostro, è di tutti noi, ed è nostro anche come messaggio di testimonianza di una libertà che vogliamo non solo per noi stessi, ma per cambiare un sistema. È un messaggio che oggi consegniamo alla città, che è rappresentata dal suo primo cittadino, è rappresentata dal sindaco, e quello su cui noi dobbiamo puntare è solo ed esclusivamente a difendere il Pride come un momento di libertà e di autodeterminazione per tutti, con cravatte, con parrucche, comunque sia. Questo è il Pride. Se noi non impareremo nel nostro paese ad avere il coraggio di uscire fuori dai pantani di queste diatribe inutili,
noi non raggiungeremo un mondo che ci ha sorpassati e sarà più difficile additare la politica come dobbiamo purtroppo ancora fare, perché quando negli Stati Uniti il Presidente degli Stati Uniti dice che l'eguaglianza delle persone omosessuali è un onore per il paese e qui in Italia abbiamo, ahimè, rappresentanti del governo che dicono che il matrimonio omosessuale è una vittima ideologica, io continuo a dire vergognatevi! Momento. Un breve saluto di Angelo Villa, di segretario generale della CGIL di Catania. Compagni e compagni, amici e amiche, buonasera a tutte e a tutti. Io devo dire pochissimo perché abbiamo avuto la possibilità questa settimana nel quartiere della CGIL di preparare, di presentare questa bellissima manifestazione, questo Pride che devo dire rappresenta, io l'ho detto anche nella conferenza stampa, è una vera e propria onda, un'onda Pride che diciamo, si batte, sta travolgendo i pregiudizi, l'ignoranza, le discriminazioni, come poco fa si diceva. È un Pride che si batte per i diritti principali, i diritti di cittadinanza, i diritti civili, il diritto del lavoro, il diritto alla salute, come poco fa si diceva, rispetto ai problemi che tanti soffrono. Bene, dentro un movimento di questo tipo il mondo del lavoro non può che essere presente. Sarebbe un grave errore non mettere insieme i diritti sociali e i diritti di cittadinanza. Io sono qui a dire questo, noi partecipiamo a questo Pride, a questa onda, così come a Catania e nelle altre città, lo faremo anche nelle battaglie quotidiane che il sindacato fa per i diritti civili, come dicevo prima. Andremo avanti per organizzare insieme a Giovanni, all'ACGE di Catania e agli altri la manifestazione dell'anno prossimo, che appunto avrà al centro i diritti del lavoro, il lavoro e i suoi diritti. Bene, io credo che questa unità tra il mondo del lavoro e tutti i cittadini di Catania, di tutti i cittadini italiani, deve essere una battaglia che non si può fermare. Io vi ringrazio perché attraverso quest'onda, attraverso il nostro impegno, il vostro impegno, coinvolgendo tutti i cittadini catanesi, riuscirete a fare in modo che questa società cambi, si eliminino le discriminazioni, si possono davvero affermare i diritti di tutti. Grazie a tutti. E come volevo dirvi che Catania ha un debito da pagare con la sua storia e per questa ragione in questi anni cercheremo di essere all'avanguardia tra tutte le città italiane e le grandi città nel fare qualcosa in più rispetto agli altri. Dovete sapere, molti di voi non lo sanno e non lo ricordano, che tra il 1936 e il 1939, durante il fascismo, fu emanata
una legge che consentiva di arrestare e di mandare in confino senza processo gli omosessuali soltanto perché destavano in qualche modo pubblico scandalo. In quel periodo, tra il 1936 e il 39, in virtù di questa legge furono mandati al confino o arrestati 90 omosessuali. Di questi 90, 45 vennero dalla sola città di Catania. Una vergogna. Il questore dell'epoca, dottor Alfonso Molina, si mise in testa a un movimento repressivo e mandò in confino alle isole Tremiti 45 omosessuali catanesi. Noi abbiamo il dovere di cancellare questa vergogna e di essere oggi, in questo periodo, alla testa di un movimento che consenta a ciascuno di noi, a ciascuno di noi, di vivere la propria vita nel rispetto dei propri diritti, che sono uguali per tutti, senza distinzione né di razza, né di sesso, né di condizioni religiose, come insegna la nostra Costituzione. Ed è per questa ragione, anche per questa ragione, che noi saremo a vostro fianco per ogni iniziativa che vada in questa direzione. E voglio, proprio per questa ragione, avanzare oggi qui informalmente, mentre saluto Napoli, Cagliari, Bologna, Milano, i miei colleghi sindaci che sono in questo momento in Onda Pride insieme con voi, voglio dire che pongo ufficialmente la candidatura di Catania, quando sarà possibile, a ospitare un grande evento nazionale. Noi vogliamo metterci alla testa di un momento nazionale per fare quello che è il nostro diritto fare. E con questo sentimento annuncio che uno dei primi provvedimenti che la Giunta adotterà e che sarà presentato al Consiglio Comunale di Catania appena costituito sarà un regolamento per istituire qui a Catania il registro delle unioni civili. Per tutti, grazie, grazie di cuore, grazie. Grande sindaco, grazie. Bene, ho bisogno solo per chiudere di Alessandro Motta. Thank you.
grazie per sopportarmi, grazie per tutto quello che ti faccio e per i perdoni. Io voglio dire soltanto una cosa stasera, e per prepararti per l'anno prossimo. Noi abbiamo un compito, in quanto gay, lesbico, omosessuali, transessuali, bisessuali, eterosessuali, di essere più rivoluzionari possibile. Perché la rivoluzione è ancora possibile. E ringrazio tutti i compagni e le compagne che sono presenti questa sera. Portare chi si sono tenuto per paura, per timore, a partecipare e a conquistare personalmente proprio i diritti. Thank you all, but it's been no bed of roses.